Ciao a tutti, Greeners! Anche quest'anno siamo protagonisti a bordo del Catamarano One. Come potete vedere, oggi ci troviamo a Taranto. Noi siamo i protagonisti della prima tappa. Un caloroso bentornati a bordo a tutti quanti. Quest'anno tempo non bellissimo, prima tappa, però siamo fiduciosi. Prima domanda, cosa facciamo a bordo quest'anno? Cosa faremo? Allora, quest'anno ripartiamo con i campionamenti. Faremo sempre le ritinate di zooplancton per andare a vedere gli inquinanti. E poi prenderemo l'acqua per andare a monitorare la biodiversità marina. Ok, quindi questo sarà quello che faremo domani, presumibilmente, sì. Se il tempo ce lo permette. Domani speriamo di farne due campionamenti. Due campionamenti domani. Seconda domanda a cui risponderà Angelica per noi. Da chi è organizzata la missione? Allora, la missione è organizzata dal Centro Veneto Caprera, che adesso è una fondazione, e anche da One Ocean Foundation. E poi abbiamo parecchi sponsor come Sorgenia, Yamamay, Polaroid e Toyo. Perché facciamo questa missione? Per monitorare lo stato di salute del Mar Mediterraneo. In particolare l'Adriatico, quest'anno. L'anno scorso eravamo nel Tirreno e continua il progetto di ricerca. Ciao. Oggi, come potete vedere, il tempo non ci assiste. Ma non ci fermerà. Non ci facciamo scoraggiare. Primo giorno di navigazione, abbiamo appena acceso i motori. Siamo pronti per partire. Alla volta di Gallipoli c'è una pioggerellina leggera e stiamo per lasciare Taranto. Vi mostro le manovre prima della partenza. Ecco il nostro fantastico equipaggio. Pier Francesco è stato direttamente arruolato all'interno dell'equipaggio. Ora stiamo staccando gli ormeggi, rimuovendo le cime che ci collegano al molo. Ecco il capitano al lavoro. E niente, siamo pronti per partire. Qual è la missione di oggi? Oggi campioniamo il plancton. Così lo zooplancton. Così andiamo a vedere gli inquinanti presenti all'interno di essi. E sono organismi che sono alla base della catena alimentare, quindi possiamo capire come questi riflettono poi su tutta la catena alimentare. Abbiamo la prima testimonianza. Lei è stata la prima del team Sorgenia a provare il campionamento. Certo. Cosa hai provato? Bellissimo. Emozionante. Molto. Infatti ho chiesto se spiegaci un pochino la tecnica. Prendi il retino, butti giù a mare e poi lentamente fai scendere giù la cima per 10 metri e poi lo tiri su. Il concetto è che ci sono degli segnetti con lo scotch sulla cima che ci indicano i metri. Quando arriviamo a 10 metri dobbiamo tornare. Ciao Greeners! Buongiorno Greeners! Oggi secondo giorno per noi. Oggi giorno di lezioni. Questa mattina vedremo al microscopio i campioni che abbiamo prelevato nei due giorni scorsi. Plankton, in porto. Sì, a Taranto. Qual è l'obiettivo dell'analisi di oggi? Oggi voglio farvi vedere com'è proprio il plankton visto al microscopio. Farvi un'idea di cosa c'è dentro. Allora, il nostro focus è trovare i fattori inquinanti. Qual è il ruolo dei dipendenti di Sorgenia? Come diciamo qua, non si sale per essere in vacanza, ma per aiutare. Sorgenia ci ha aiutato a fare i campionamenti, quindi a retinare, raccogliere il plankton. Ora l'abbiamo guardato al microscopio, così per fare un'idea di com'è il plankton. Quindi questo è il ruolo che abbiamo un po' avuto in questa missione. Sì. E quali zone di mare abbiamo toccato? Ieri siamo partiti da Taranto e siamo arrivati a Gallipoli. Oggi pernottiamo qua perché il maltempo purtroppo ci blocca. Quindi diciamo rispetto all'edizione dell'anno scorso abbiamo toccato zone diverse. Sì. Con anche caratteristiche diverse, giusto? Sì. Andremo in Adriatico quest'anno, che è comunque un bacino un po' più limitato rispetto al Tirreno, e andremo a vedere anche lì com'è il plankton, come sono gli inquinanti, come la biodiversità, quindi continueremo il monitoraggio. Tra l'altro ieri siamo stati fortunati perché abbiamo avvistato anche una tartaruga durante la tratta. Una caretta caretta. Benny ci ha detto che siamo stati fortunati, abbiamo visto una tartaruga e una mogula. Ciao Greeners, oggi a Gallipoli tempo brutto, piove, siamo in porto. Questo è il nostro catamarano, Rovi. Ciao. Che si sta coprendo. Siamo nel porto di Gallipoli stamattina. Ecco il sponsor, Sorgenia.